Questo provvedimento viene presentato dal governo Letta nel gennaio 2014, addirittura in funzione di quello che sarebbe stato poi Expo e del semestre europeo italiano. Il provvedimento arriva ad essere approvato oggi ed Expo iniziato e con il semestre europeo italiano già esaurito da parecchi mesi. Quindi anche in ritardo su queste scadenze, ma soprattutto quello che erano le aspettative. Ci si aspettava che il governo si impegnasse, questo provvedimento avrebbe avuto significato col semestre europeo per la tutela del Made in Italy, per tutelare le indicazioni geografiche tipiche, per evitare che un prodotto sia marchiato italiano ma sia fatto poi, un prodotto alimentare, con ingredienti o materie prime che vengono da tutt'altro posto nel continente europeo o addirittura fuori dall'Europa. Ecco, su queste cose noi avremmo voluto un provvedimento serio che desse una risposta compiuta. Niente di tutto questo. Competitività significa abbassare i costi, mentre nel frattempo il governo Letta ha inserito l'IMU agricola. Avremmo voluto che questo provvedimento rientrasse su quel tema, togliesse l'IMU agricola, invece il governo anche su questo si è totalmente dileguato. Quindi competitività nel titolo, ma i problemi dell'agricoltura, che sono sostanzialmente quelli legati ai costi di produzione e legati alla tutela del nostro Made in Italy, ma penso anche a quella che è la suddivisione della PAC. Ci sono regioni che sono oggi nell'impossibilità di poter anticipare i finanziamenti proprio per i vincoli europei. Beh, su questi temi il governo non è entrato, quindi è un provvedimento vuoto.